Ben ritrovati amici di Radio Siena TV, siamo nuovamente in diretta dalla palestra di Siena, Andrea Fulanti e Alessandro Bonelli collegati per voi appunto in diretta in questo post partita della partita persa dalla Menzana, la seconda sconfitta casalinga di questo campionato per la squadra di coach Alessandro Magli, battuta 91-80 dalla Paffoni Fulgor Omegna di coach Alessandro Magro che con un grandissimo senso della scena ci ha raggiunto proprio precisamente in diretta come l'ho annunciato. Allora Alessandro, innanzitutto ti chiedo un commento su questa partita, grande prova la vostra dal punto di vista tattico, dell'attenzione, dell'abnegazione verrebbe da dire, e anche dalla parte della freschezza e della lucidità, perché nei minuti finali avete dimostrato di averne forse qualche cosa in più e di avere un po' quell'obiettivo mirato a Reggio Calabria che aveva perso e quindi vi ha permesso questa vittoria di raggiungerli in classifica. C'è stato un po' di tutto questo in questo successo, il secondo di fila per voi? Sì, sicuramente, come avevo già detto in fase di preparazione anche nel girone d'andata, questa è stata la settimana che ci ha ridato l'inerzia, quella che partiva dalle 5 sconfitte, adesso ne avevamo fatte 4 in un periodo molto buio. Vincere qua, se non mi sbaglio, è la seconda volta sola che perde Siena, e non è facile, perché poi Cucci ha fatto una partita al di sopra delle sue capacità e non era facile, sapevamo quanto la difesa di Siena sia ermetica. Siamo venuti qua, abbiamo iniziato facendo secondo me un po' troppi errori, abbiamo iniziato soft, quasi timorosi, ma siamo nel palazzo dove si è fatta la storia della pallacanestro, se non mi sbaglio. Esatto. Stamattina i miei giocatori, prima di fare tiro o dopo far tiro, si mettevano a fare le foto per far capire che facciamo lo stesso campionato, ma veniamo da realtà completamente diverse. Questo palazzetto, come ho già detto, vibra. Però nel momento importante, noi abbiamo perso 7 partite da 1 a 5 punti, credo che l'ultimo quarto dove si decide sia stato veramente invece il quarto dove abbiamo giocato con più disciplina tattica, e ai miei giocatori quando sono entrato ho solamente detto grazie, come ho detto già e ridico, grazie ai tifosi che mi hanno regalato questa serata meravigliosa. Esatto, ti abbiamo visto al momento della presentazione, un po' di commozione, cosa hai provato in quel momento, come lo potresti provare a descrivere? Io credo che, vuol dire, noi siamo pagati per regalare emozioni, e per una volta dopo 8 anni le emozioni sono tornate indietro tutte insieme. È un palazzo dove mi ricordo chiaramente quando abbiamo giocato col Cesca di Messina, che per la prima volta Messina venne applaudito anziché insultato e si sorprese. Arrivare qui e trovare tutto il pubblico che in piedi ti batte le mani non credo succeda tutti i giorni, succede solo con delle persone che la gente di Siena, il popolo di Siena decide possano far parte di quel popolo. Io sono orgoglioso di farne parte. Un'altra cosa, te la domanda sulla tua squadra, il nesto di Galloway anche stasera è stato decisivo per voi, cosa significa e come prosegue adesso la vostra stagione con questo additivo molto importante, il vostro motore? Sicuramente avete visto come rispetto al passato noi avevamo solo nel playmaker l'unico che potesse gestire la palla, adesso avere un americano che possa fare quelle giocate, che possa darci la possibilità anche se il playmaker viene escluso. Abbiamo visto che stasera Zanelli, il nostro playmaker titolare, non ha fatto la sua miglior partita, abbiamo avuto un buon Cappelletti, abbiamo avuto un Galloway che iniziando non aveva ben capito anche lui dove giocava, ma nel finale quando gli si è chiesto di gestire il pallone, di provare a attaccare il ferro, è un giocatore che sa creare per sé e per gli altri, e dargli la palla in mano è abbastanza una garanzia, cosa che non per colpa dell'americano che ci fosse prima, ma solamente per le caratteristiche completamente diverse erano cose che non succedevano, e il motivo per il quale nei finali noi spesso era più facile che facessimo una stupidaggine piuttosto che la cosa giusta. Esatto, e che magari vi punisce anche in classifica in questo momento. L'ultima cosa te la chiedo ancora sulla Menzana, perché l'abbiamo detto anche ieri quando sono venuto in albergo per fare l'intervista di presentazione di questa partita, è un momento molto particolare. Lasci Siena, hai la possibilità di dargli un messaggio da avversario, da uomo di sport, comunque cosa dici alla città in questo momento? Intanto che gli voglio bene e che è casa mia. Secondo, gli dico di tenere duro, di tenere duro. Dobbiamo per forza da senesi combattere, perché purtroppo è un momento in cui Siena sta perdendo le sue grandezze, e questa è una grandezza che non si può perdere, quindi lottiamo e lottate perché questa realtà rimanga dove si merita di stare. Grazie mille Alessandro e in bocca al lupo per tutto. Grazie mille al coach della Paffoni Fulgor Romagna.
collegati in diretta con il Palestra di Siena, abbiamo risolto il piccolo problema che è successo qui al palazzetto e per l'appunto prima di andare avanti ci ha raggiunto Sandro, coach Alessandro Amagli, che direi di chiamare subito qui in postazione. Buonasera coach, innanzitutto faccio fare il salto del filo, attenzione, eccoci qua perché siamo rigorosamente in diretta, noi non ci facciamo mai mancare niente. 91-80, la domanda che le faccio, il commento su questa partita, uno, quanto ha inciso la stanchezza della trasferta recentissima di Reggio Calabria, anche il fatto che Omegna avesse avuto comunque 24 ore in più per riposare, l'assenza di Roberts, sono già due elementi che insomma in un campionato così equilibrato, contro la... su un piede solo. Esatto, è borsato su un piede solo, eccoci, questa mancava, non mi viene a mente, insomma tanti fattori hanno inciso, non per trovare scuse, ma mi sembra che sia un dato oggettivo questo. È una domanda retorica, credo, no? Sì, essendo una domanda retorica ti dico che non c'è da aggiungere niente. Noi abbiamo giocato di domenica, abbiamo fatto il supplementare, abbiamo fatto un viaggio a Reggio Calabria andata e ritorno che ci ha riportati qua lunedì pomeriggio. Omegna ha giocato in casa sabato sera e ha avuto il tempo per riposare, recuperare energie e anche preparare la partita con un giorno di vantaggio, magari anche un giorno e mezzo. E in più noi avevamo un giocatore su una gamba sola e uno seduto in tribuna. La risposta è lì, anche perché è chiaro che questa partita ha un evidente connotato energetico, no? E alla fine c'era una squadra che correva e una squadra che rincorreva quelli che correvano. La differenza è stata lì. Fino a che siamo riusciti a pareggiare dal punto di vista energetico, siamo stati avanti nel punteggio. 68-65 alla fine del terzo quarto, 26 se non sbaglio a 12 l'ultimo quarto. La risposta è tutta lì, secondo me non bisogna andare a cercare molto d'altro. Cosa ha detto alla sua squadra rientrando negli spogliatoi? Che nessuno si è tirato indietro, indipendentemente dal fatto che qualcuno ha giocato meglio, qualcuno ha giocato peggio, ma questo fa parte di una partita di pallacanestro. Nessuno si è tirato indietro e questa era la cosa più importante. La testa deve rimanere alta perché non ci sarebbe motivo di abbassarla, non ce lo possiamo permettere e non ce lo meritiamo di abbassare la testa per una sconfitta. È chiaro che perdere in casa fa male, ti lascia un qualcosa di sgradevole in bocca. Passerà, abbiamo pochi giorni per cercare di rimettere in piedi i giocatori che devono essere messi in piedi e per andare a giocare un'altra partita in trasferta. È chiaro che in questo momento contingente il turno infrasettimanale con tutte le cose di cui abbiamo parlato prima non ci aiuta. Sandro. D'accordo completamente con l'analisi di coach Ramagli. Guardando un po' i dati numerici a conforto proprio di questo e anche i rimbalzi. Rimbalzi, la mancanza di energia direi da parte di Siena, che normalmente, anzi in questo specifico, ha assolutamente sempre la prevalenza con gli avversari e secondo me ancor più magari di Omegna, che però probabilmente stasera, anche forse per necessità, per la non grande prova di Zanelli, in qualche modo ha alzato il quintetto con la guardia in play e 2-3 come guardie. Sì, però non mi sembra che sia stato un problema della struttura della squadra avversaria, mi sembra sia stato un problema legato alle nostre energie e a un altro aspetto, cioè quando sui giocatori perimetrali, e sto parlando soprattutto di Galloway, devi creare tante situazioni di aiuto perché lui è un giocatore importante che sa farti male nell'uno contro uno, sa farti male nei pick and roll, e noi gli abbiamo schierato davanti un ragazzo di 17 anni e mezzo per 35 minuti, quindi voglio dire, abbiamo dovuto chiamare i nostri lunghi anche a situazioni di aiuto in più, questo spesso li ha portati fuori posizione e questo ha portato a far sì che i lunghi di Omegna potessero avere qualche vantaggio a livello di posizione e di tempo per poterci prendere un rimbalzo sulla testa, quindi non è soltanto il fatto di saltare ma è anche il fatto di dover creare delle situazioni di protezione che stasera era obbligatorio fare. È chiaro che con Roberts tutti questi problemi non ce li creiamo perché sta in single coverage con chiunque, è il miglior difensore della squadra, non avrebbe avuto bisogno di nessun tipo di aiuto nei confronti di un avversario pur di qualità come Galloway. È chiaro che i nostri ragazzi hanno avuto bisogno anche di questo. Questo ha creato scompensi dal punto di vista degli equilibri e qualche rimbalzo attacco in più ci è scappato. L'ultima cosa le chiedo, coach, in maniera anche telegrafica, se vuole, sono giorni delicatissimi. La squadra è sembrata stasera comunque mentalizzata, concentrata, quindi questo è anche uno sforzo da parte vostra di staff per isolare tutto dal contesto. Come si lavora e qual è magari il segreto per andare avanti in questa situazione? Ma guarda, io... se ce l'ho tutti insieme in palestra che stanno bene,
non mi spaventano assemblee, non mi spaventano voci, non mi spaventano frasi, mezze frasi, non mi spaventa niente. Io onestamente mi concentro sul lavoro giornaliero, i ragazzi anche. È bello farlo e è produttivo farlo quando abbiamo il roster al completo. Secondo me la preoccupazione dei ragazzi stasera non era quella di guardare cosa succedeva intorno, ma era di sopperire alle assenze o alle deficienze legate a problematiche fisiche che tutti sapevano che noi avevamo. Quindi questo mi sembra il primo punto importante, cioè l'approccio era di chi voleva sopperire alle difficoltà del campo, non alle difficoltà dell'extracampo. Purtroppo le difficoltà dell'extracampo non sono nel nostro controllo e quindi è inutile sbattersi la testa sul muro per cercare di risolvere cose che non sono nel tuo controllo. Grazie mille coach e buona serata, buon lavoro. Allora, dovrebbe esserci un altro ospite che è Valerio Cucci, che a breve ci raggiungerà qui in postazione. È stato uno dei grandi protagonisti della partita di questa sera, con una prova come sempre all'insegna della grande generosità. Ciao Valerio. Ciao. Abbiamo Ciao. Visto anche prima fare un blocco irregolare nei confronti di Alessandro Magro, però al di là di tutto quanto è stata dura stasera, è arrivata purtroppo per la Menzana la seconda sconfitta casalinga della stagione. Eravate corti stasera a livello anche forse di energie, di rotazioni, l'ha detto anche il coach, sono mancati tante cose che in un campionato, una stagione si è equilibrata, nel singolo match fanno assolutamente differenza. Sei d'accordo? D'accordissimo. Poi sicuramente loro sono stati bravi a metterci in difficoltà delle cose che sappiamo fare poco bene o comunque non al meglio. Poi forse è stato il momento peggiore di rincontrarli perché loro sono una squadra che corre, che pressa, che fa della sporcizia un po' anche il suo forte, mette sempre le mani addosso, a rimbalzo offensivo, con gli annunzi, con Smith ci ha messo tanto in difficoltà. Leggevo prima 11 rimbalzi in attacco, 42 totali e sono troppi per qui al Palaestra. Dispiace tanto, perché venivamo da tanto fatto bene, ora non credo che questo significhi niente, perché domenica abbiamo la partita più importante al momento del nostro girone e quindi testa già domenica, no? Come si resetta tutto quanto ora per andare a Tortona, che è un match molto importante, visto che Tortona qui all'andata vinse? Furono gli unici il girone d'andata, anche lì tanto combattuta, e sono una squadra che ha tanto talento, tanti giocatori, una squadra lunga. Non lo so, penso che sicuramente la prima cosa è tornare domani in palestra, poi dopo la domenica ci pensiamo con calma, però se prendiamo le cose buone che si sono fatte oggi, comunque magari siamo arrivati un po' stanchi alla fine e questo magari poi ha fatto la differenza in fondo. Cosa salvi di oggi? Magari la capacità di lottare, di non mollare fino in fondo? Io penso che sia da salvare anche tanto la capacità di adattarsi alla squadra senza il suo giocatore migliore, che è inevitabile, perché Chris per noi è come il pane a tavola per un italiano, cioè è una cosa scontata, no? Però, a parte gli scherzi, credo che dobbiamo salvare anche la capacità di non mollare mai. Poi dico che anche Omegna è stata brava, perché comunque quando noi abbiamo un attimo dato lo strappo, mi ricordo inizio terzo, metà terzo quarto, forse più 7, più 9, non mi ricordo adesso il punteggio preciso, poi loro sono stati bravi anche a trovare dei canestri importanti e questo va dato anche molto merito a loro. Quindi salvo comunque la nostra capacità di giocarcela, perché alla fine la partita è stata sempre lì, forse il punteggio mente, perché non credo sia veritiero, leggo davanti a me 80-91 e quindi salvo forse questo, sì. Va bene, grazie Valerio, buona serata e buon lavoro. Ciao, ciao, ciao. Allora, facciamo ovviamente anche l'in bocca al lupo a Valerio per domenica, per tutto quello che ci vanno da fare. Sandro, ci siamo interrotti prima per vari motivi, qual è la tua idea anche su questa partita, cosa rimane alla Menzana al di là di una sconfitta che penso sia sì bruciante per come è maturata, perché magari sapendo che te questa sera avevi meno rispetto a Omegna, però te la sei comunque lottata e quindi quando perdi soffrendo fa un po' male, è inutile girarci intorno. Sì, beh, è chiaro, io credo che alla fine anche le parole di Cucci ci hanno confermato, cioè, è difficile riuscire a giocare senza il tuo uomo di punta contro una squadra che è determinata, ha aumentato il suo spessore atletico e tecnico con l'innesto di Galloway e devo dire che Omegna ha dimostrato stasera anche una crescita di equilibrio e di ottima gestione all'interno di tutti i quarti, aveva perso un pochino
diciamo, il contatto del primo quarto, ma poi si è sempre presentata con grande attenzione, con grande lotta nei momenti cruciali della partita. A Siena sono mancate sicuramente un po' di energie nella giornata in cui per esempio Cucci ha fatto il suo record personale di punti, 19 punti per lui, e sicuramente Brian Di Ligro hanno fatto un'ottima partita, però non è stato sufficiente. Una partita sarebbe stata difficile certamente anche con Roberts, poi è diventata ancora di più. Chiudiamo con il quadro della giornata, quadro Sandro, della perché giornata... hai preso nota di tutto. Sì, il quadro della giornata, intanto possiamo dare i risultati. Beh, che sono maturati, mancano due incontri che verranno giocati domani, che sono Fiorentina-Agrigento e Casal Pusterlengo-Trapani. Risultati di oggi: Roma batte Reggio Calabria 80-73, Agropoli batte Biella 79-68, Rieti che batte Casale 6-7 a 6-5, Scafati che vince a Latina 98-83, Omegna vince a Siena 91-80 e Tortona sul filo di lana vince a Barcellona 66-65. Tortona che sarà la prossima avversaria di Siena per una classifica con Valletta, con Agrigento, così come Fiorentino, Casal Pusterlengo e Trapani, una partita in meno, che però oggi vede Scafati a 34 punti, Agrigento insieme a Tortona a 28 punti, Menzana a 26 insieme ad Agropoli, 24 Fiorentino, 22 Casal Pusterlengo, a 20 punti Latina, Trapani, Casale, Biella e Roma, a 18 punti Rieti, a 16 Reggio Calabria e Omegna, è staccatissima a questo punto con la sconfitta anche di stasera Barcellona a quota 10. Per quanto riguarda la Menzana, logicamente un'appetitosa occasione fra soltanto 4 giorni a Tortona per cercare di recuperare la sconfitta di oggi e l'opportunità, magari anche con il rientro dei giocatori che non sono stati stasera o presenti o al 100%, per poter prendere una rivincita con Tortona e riappaiarla in classifica. Quindi è uno scontro importante decisamente nel giro di 4 giorni. Eh sì, sicuramente un incontro molto molto importante che seguiremo ovviamente in diretta su Siena TV. Noi vi ringraziamo intanto per essere stati con noi questa sera, continueremo a seguire tutte le vicende della Menzana, non solo cestistiche ma anche quelle che purtroppo alimentano la nostra cronaca quotidiana. A tal proposito vi ricordo che al termine di questo post gara andrà in onda proprio su Siena TV l'intervista che abbiamo realizzato oggi al presidente ad interim della Polisportiva Menzana Antonio Saccone. Domani sera ne parleremo anche con Tommaso Salomoni a Siena diretta sera, per cui insomma continueremo a vigilare, perché insomma, come anche hanno dimostrato i tifosi questa sera con tanti striscioni, il tema in città è molto sentito e noi per quello che è le nostre possibilità cercheremo di seguirlo in maniera più dettagliata ed esaustiva possibile, proprio perché insomma si faccia chiarezza su quello che sta succedendo qui in Viale Scala. Io ringrazio Sandro Bonelli per essere grazie stato a te, Andrea. Con me e questa sera Letterio Visigalli. Ringraziamo ovviamente Letterio, ringraziamo Marco Giudici, Vincenzo Frati, Francesco Marzocchi, Renato Tascio e anche Daniele Bellavista, tutto il nostro staff insieme a Franz Plantone in regia in via Fiorentina. Tutti vanno menzionati perché tutti sono ugualmente importanti per queste dirette, e buon proseguimento di serata in compagnia di Radio Siena TV.